Carissimi, in questo triduo pasquale, ascoltata la parola del Signore nelle divine letture che fondano e illuminano le nostre liturgie, abbiamo meditato su ciò che era specifico, particolare, caratteristico o dell'Apostolo o del Vangelo. Entrambi ci raccontavano la passione di Gesù e abbiamo cercato di capirli restando attenti all'intenzione di chi ci ha dato quella testimonianza scritta. Dunque, in questa santissima notte vogliamo cogliere l'annuncio pasquale della resurrezione nel Vangelo secondo Matteo, mettendo in evidenza ciò che caratterizza l'annuncio pasquale di Matteo rispetto agli altri Vangeli. Dobbiamo solo leggere con attenzione, mai stanchi di leggere le stesse parole, mai stanchi di leggere lo stesso brano della Scrittura, nella chiarissima consapevolezza che grazie alle energie dello Spirito Santo possiamo conoscere sempre di più Cristo, possiamo essere sempre di più attratti da Lui, afferrati da Lui, perché semplicemente lo ascoltiamo. Perché semplicemente tentiamo di essere assidui alla sua parola. Ogni volta che noi leggiamo il Vangelo, con attenzione, con umiltà e obbedienza, non con emozione. Le emozioni sono psichiche e servono a nulla nella vita spirituale. Serve l'attenzione, l'umiltà e l'obbedienza. E allora il Vangelo ci appare buona notizia, ci appare nuovo, come parola nuova che in modo nuovo sa giungere al nostro cuore e spingerci a un amore più grande per il Signore. Ogni volta che ascoltiamo il Vangelo c'è per noi la possibilità di un nuovo inizio, come lo è stato per le discepole in quell'alba del primo giorno della settimana dopo la morte di Gesù. Quel giorno doveva sigillare la fine, il termine della vicenda umana di Gesù e anche la fine della sua comunità, coinvolta nella vita di Gesù, ma incapace di seguirlo in quella passione e morte. Ebbene, quel giorno è diventato un nuovo inizio, il primo giorno, secondo il Vangelo di Matteo, il primo giorno della settimana, dunque il giorno del Signore, quello che noi chiamiamo domenica, Dies Dominica, ma che era stato profetizzato da tutto l'Antico Testamento come Yom Adonai, giorno del Signore. Proprio nella prospettiva dell'Antico Testamento, quel giorno era il giorno della venuta del Signore, il giorno della sua manifestazione, e quindi anche il giorno del giudizio sulla storia. Matteo annota che le discepole di Gesù, precisamente due secondo Matteo, Maria di Maddala e l'altra Maria, vennero a vedere la tomba. Non vennero neanche a visitarla, come dalla traduzione italica, vennero a vederla, a contemplarla. Teoresai pontofon, dove questo verbo,
Si dice il guardare contemplativo, il guardare pensando, il guardare che scruta, il guardare con intelligenza, il guardare con fede. Secondo Matteo, le donne discepoli di Gesù avevano attraversato la sua passione cercando di stare vicino a lui, ma in realtà restando lontane. Avevano osservato da lontano la crocifissione, dice Matteo, e dopo la sepoltura, cui non avevano partecipato, erano restate sedute di fronte alla tomba, in un atteggiamento di preghiera, di attesa. Ma all'alba del terzo giorno sono loro le prime e le uniche a tornare al sepolcro per vedere il sepolcro. Ed ecco, ci fu un gran tremore della terra. Ci fu l'angelo del Signore che scese dal cielo. La pietra che chiudeva la tomba fu tolta e l'angelo vi si sedette sopra, nella luce di un lampo e nella luce del suo vestito bianco. Matteo introduce questo col caidù, ed ecco, espressione tipica che apre alla rivelazione, all'alzare il velo, alla manifestazione di Dio. Per Matteo quello è il giorno della venuta del Signore. Per questo c'è tremore della terra. Per questo c'è il messaggero, c'è il lampo, c'è lo splendore del vestito bianco e c'è spavento, timore per l'irrompere della presenza di Dio, per l'irrompere di quel giorno del Signore. Come Dio si era manifestato tante volte ai profeti nell'Antico Testamento, come era stata annunciata dai profeti questa teofania, così è avvenuto in quel mattino di Pasqua. E la venuta del Signore sempre causa spavento, causa timore. Ma ciò che ci appare strano è che mentre nell'Antico Testamento alla presenza di Dio il timore assale quelli cui è indirizzata la manifestazione, qui invece sono prese dal timore le guardie messe da Pilato a sorvegliare la tomba. Sono loro ad essere spaventate, addirittura rese morte, tramortite, annota Matteo, di fronte a quella pietra che dà segno di una morte implacabile. Una volta rimossa dall'angelo è diventata il suo trono, perché l'angelo si è seduto su di essa e così, regnando su di essa, annuncia e giudica nella forza di Dio. Quelli che erano stati posti da Pilato per vigilare un morto, ora sono morti, mentre chi era morto è vivo ed è vincitore sulla morte. Allora comprendiamo perché alle donne l'angelo dice: voi non abbiate paura, non temete. Voi non dovete avere paura. Le guardie, gli altri sì, ma voi non dovete temere, perché questa venuta del giorno del Signore è buona notizia. È il Vangelo. Io so, dice l'angelo, che voi cercate Gesù il crocifisso. Questi eventi, tremore della terra, pietra arrotolata via, sepolcro vuoto, sono soltanto dei segni. Ma io vi do il fondamento della fede che solo può colmare la vostra ricerca. Quelle discepole cercavano un morto, cercavano il crocifisso
perché l'ultima realtà del loro rabbi, del loro profeta e messia, era quella di un uomo morto in croce. Ma loro è data la buona notizia e per questo non devono aver paura. Non è qui, nel regno dei morti, non è in una tomba che va cercato Gesù, perché Gesù è stato risuscitato da Dio. E questo è il messaggio pasquale che deve impedire alle discepole di avere paura. La paura è una forza demoniaca, forse la più demoniaca che ci abita. Ed è a causa della paura che noi ci alieniamo e diventiamo degli schiavi, esistenzialmente e quotidianamente degli schiavi. Ogni nostra idolatria, ogni nostra schiavitù, ogni nostra alienazione nasce dalla nostra paura. Sarà schiavitù al denaro? Sarà schiavitù al piacere? Sarà schiavitù ai nostri idoli più propri e personali? Comunque sempre la nostra schiavitù, la nostra alienazione nasce dalla paura che ci abita. È la paura che nutre il nostro io violento. È la paura che alimenta il nostro io egoista. È la paura che ci fa sentire la morte come incolmabile abisso. L'ha capito bene l'autore della lettera agli Ebrei, quando dice «Fobo tanatu», per la paura della morte, gli uomini sono alienati per tutta la vita, per tutta la vita. Questa è la paura che deve essere vinta dall'annuncio della resurrezione. È stato risuscitato. Ecco l'annuncio che spegne ogni paura e ogni timore. E solo così, senza paura, le donne sono fatte apostole. Sono inviate a evangelizzare, a portare la buona notizia agli altri discepoli che erano fuggiti abbandonando Gesù. Matteo corregge Marco. Marco termina questo brano dicendo che le donne piene di paura andarono e non dissero niente a nessuno. Matteo dice che sollevate dalla paura, dall'annuncio pasquale e dall'incontro con Gesù, con l'angelo, queste donne sono capaci di annunciare la buona notizia agli altri. Non dimentichiamo che in questa pagina queste donne sono abilitate all'annuncio del Vangelo e sono inviate come erano stati inviate i dodici, né più né meno. Anzi, queste donne sono inviate agli undici per consegnar loro il Vangelo definitivo, il Vangelo dei Vangeli, il Vangelo della vittoria della vita sulla morte. Ecco, queste donne, da discepole diventate apostole, sull'invito dell'angelo devono lasciare la tomba e andare nella sicurezza che Gesù precede loro, come precede gli altri discepoli, nella Galilea delle genti, la terra di missione, la terra che si apre a tutte le genti, a tutto il mondo. Ed ecco, quelle donne lasciano la tomba, in verità ancora tremanti ma gioiose, e lasciano la tomba per portare il messaggio agli altri. Ma ecco, Gesù venne loro incontro dicendo: Kairet, rallegratevi, gioite.
E poi Gesù conferma le parole della rivelazione dell'angelo: non temete, non abbiate paura, ma andate ad annunciare ai miei fratelli che vanno in Galilea, là vi vedranno. Non abbiate paura, gioite, non abbiate paura, due volte ripetuto. Tre consegne pasquali per le donne fatte evangelizzatrice, tre parole per i discepoli, tre parole per ciascuno di noi. Nessuna paura, soprattutto nessuna paura della morte, e dunque nessuna schiavitù, ma una vita nella libertà, o meglio una vita che accetta ogni giorno di ricevere il dono della liberazione, una vita capace di credere che la morte non è l'ultima realtà e che in Cristo risorto la morte è vinta per sempre. Se è stata vinta in Lui, è possibile che sia vinta anche in noi. Ma per avere questa capacità di non aver paura, occorre proprio la fede. E noi sovente abbiamo poca fede, o addirittura mancanza di fede. E forse non è un caso che Matteo ricordi che la poca fede, l'oligopistia o addirittura la mancanza di fede, la pistia, appaiono quando c'è la paura. La paura alimenta la non fede e la fede è in duello con la paura. Cosa possiamo dire questa sera al Signore? Se non chiedergli di aumentare la nostra poca fede per essere liberati dalla paura e per essere nella gioia, la gioia di Pasqua. Se avremo questa fede e questa gioia, noi avremo una convinzione che ci permette di non avere paura. E quella gioia, quella convinzione non ci può mai essere rapita né da nessun evento, ma neanche da nessuna persona. Questo è l'augurio pasquale che faccio a